Carlo Siviglia, perché è importante entrare in Europa? Ma è importante andare lì al Parlamento Europeo e iniziare a tirare fuori qualche informazione. Queste sono le cose più importanti che possiamo fare, rifar rientrare al centro i cittadini italiani nelle scelte. Si va in Europa anche per salvare l'Italia, quindi salvare la nostra sovranità. È importante anche capire come funziona il meccanismo, anche perché lì ci sono le lobby. Certo, infatti questo è uno dei primi problemi che affronteremo. Come già abbiamo fatto in Parlamento, abbiamo cacciato un lobbista da Montecitorio, che è il dottor Tivelli, l'abbiamo tirato fuori perché aveva fatto modificare un emendamento al PD che aveva subito la pressione di questa lobby sulle pensioni d'oro. Allora noi quello che vogliamo fare è lo stesso meccanismo, andare lì, puntare un faro sui ladri, perché se tu punti il faro sul ladro, il ladro non ruba più. Non è importante vincere o perdere, ma è importante cambiare come, che cosa? Certo, la cosa più importante è che bisogna capire che il Movimento 5 Stelle non deve sostituire il potere costituito. Non è questo l'obiettivo. Noi dobbiamo fare una rivoluzione culturale, partire da questo. La cosa che dobbiamo fare tutti è imparare a partecipare, iniziare a verificare le informazioni, capire chi ci sta dicendo una bugia e chi invece è sincero in quello che ci dice e dice ciò che fa e fa ciò che dice. Questo penso che è la prima cosa da fare. Poi le vittorie e la vittoria dei cittadini arriverà di conseguenza. Com'è il bilancio della prima fase, insomma, la vostra esperienza in Parlamento? Beh, il primo anno è stato sicuramente duro, abbiamo sofferto una prima fase iniziale di assestamento che in un paese normale sarebbe concessa a tutti. È chiaro che noi siamo sotto riflettori tutti i giorni, siamo una scheggia impazzita, siamo qualcosa che il sistema non è mai stato abituato a vedere, siamo l'opposizione, una cosa che forse non c'è mai stata in Italia, ma sicuramente non c'è stata negli ultimi 40 anni. Quello che noi dobbiamo fare è semplicemente fare gli interessi di chi ci finanzia. Sapete chi ci finanzia? I cittadini. Che cosa bisogna fare per convincere i cittadini che sono ancora scettici? Ma io credo che la prima cosa da fare è spiegare in maniera serena ciò che stiamo facendo, le nostre proposte, il fatto che vogliamo l'acqua pubblica. Noi siamo dei conservatori, vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo conservare il territorio, abbiamo fatto delle mozioni contro il rischio idrogeologico, investimenti per questo, investimenti per l'agricoltura, investimenti per la piccola e media impresa che sono l'ossatura reale del paese, turismo, questo ciò di cui dobbiamo vivere, l'Italia deve vivere di questo, cultura, questi sono i nostri must. Quindi io spero che i cittadini si vogliano informare su cosa noi stiamo facendo in questo senso e così, una volta conosciuti, la nostra forza è questa, gli stessi cittadini diventano parlamentari e possono loro stessi dare agli altri e dire agli altri ciò che noi stiamo facendo in Parlamento.